1189 muore all'età di 56 anni Enrico II, re d'Inghilterra. 1483 Riccardo III viene incoronato re d'Inghilterra, fu l'ultimo re della casa degli York e l'ultimo della dinastia dei Plantageneti. 1535 Sir Thomas More viene decapitato sulla Tower Hill di Londra per essersi rifiutato di accettare Enrico VIII come capo della Chiesa. 1553 Maria I sale al trono diventando la prima regina a governare l'Inghilterra a pieno titolo. 1685 Giacomo II sconfigge il duca di Monmouth, pretendente al trono nella battaglia di Sedgemoor. 1855 muore Andrew Cross, uno dei primi pionieri e sperimentatori nell'uso dell'elettricità. 1892 Dadabai Norai vince il seggio di Central Finsbury e diviene il primo parlamentare non bianco della Gran Bretagna ad essere eletto. 1907 apre Brooklyn, il primo circuito automobilistico al mondo appositamente costruito. 1919, il primo dirigibile ad attraversare l'Atlantico, l'R-34 di costruzione britannica, arriva a New York. 1924 viene inviata per via radiofonica attraverso l'Atlantico dagli Stati Uniti all'Inghilterra la prima foto. 1952, dopo quasi un secolo di servizio, i tram terminano il loro trasporto passeggeri a Londra. 1960 muore Henry Beavan, politico del partito laburista gallese, ministro della salute e fondatore di NHS. 1964 il film dei Beatles, A Hard Day's Night, viene presentato in anteprima a Londra alla presenza dei reali. 1978 11 persone muoiono e 17 rimangono ferite in un incendio sul treno notturno da Penzance a Paddington. 1988 un'esplosione a bordo della piattaforma petrolifera Piper Alpha del Mare del Nord al largo della costa di Aberdeen provoca la morte di 167 persone. 2005 il Comitato Olimpico Internazionale annuncia che i Giochi Olimpici del 2012 si sarebbero tenuti a Londra. 2014 dalle 4:30 il contante non può più essere utilizzato su nessuno dei 24.500 autobus di Londra e viene sostituito dalla Oyster Card.